E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video post EICMA, vi avviso già, sarà un video che sarà un po' un mix tra il video parlato che vi sto facendo adesso e il video direttamente, diciamo, da EICMA, che ho girato ad EICMA. Ma visto che c'era tanta gente, tante riprese, tanti video, tanti clip, diciamo, non sono uscite di qualità come volevo io, e quindi ho deciso di portare un video un po' un mix, spero che vi possa piacere. Comunque in questo video, ragazzi, vi dirò un po', secondo me, quali sono stati i top, quali sono stati i flop, e poi ho voluto portare un paio di rimandati a settembre. Anche se settembre non è, perché rimandati, diciamo, in primavera, quando ci saranno magari un po' di test ride da fare. Inoltre vi dico, ragazzi, che queste sono solo mie opinioni. Se avete opinioni diverse, scrivetelo nei commenti, ma restiamo sempre su un dibattito non offensivo, e comunque cercare di stare coi toni calmi e pacati. Comunque, ragazzi, sono solo moto, e le cose in questo campo, diciamo, possono essere anche molte volte soggettive. Poi sicuramente, ragazzi, secondo me tutte le moto sono belle, tutte le moto, però diciamo che qualcosina, qualche top e flop l'ho fatto. Quindi partiamo col video. Allora, partiamo subito con i top. E primo top che ho voluto mettere, non perché comunque, diciamo, sono di casa in questa marca qua, ma perché secondo me stanno facendo davvero un bel lavoro, e sono quelli di Suzuki. Devo dire che Suzuki 1050 Custrom, diamo un visitatore, cosa dice? Che Suzuki è sempre Suzuki. Li ho messi come top perché negli ultimi comunque 2-3 anni stanno uscendo sempre con modelli nuovi, con aggiornamenti e con novità importanti. Ultima novità che hanno portato, una moto touring, diciamo touring stradale, molto più stradale rispetto alle V-Strom, la GSX SX, qualcosa del genere, molto molto bella a mio avviso. L'avete vista a EICMA, spero. Interessante per chi comunque vuole una moto un po' più stradale ma turistica allo stesso tempo. Io sinceramente resto di famiglia V-Strom, infatti a me piacciono molto le V-Strom, che secondo me, ragazzi, sono a mio avviso, a livello touring, diciamo, le moto a livello qualità-prezzo, secondo me restano le migliori. Quindi Suzuki l'ho messo come top. Moto Guzzi, ragazzi, Moto Guzzi è arrivata con la Stelvio, guardandola ci sono salito anche sopra, secondo me moto ben riuscita. Ancora c'è questa suspense, diciamo, sul prezzo, non ho ancora detto, ma secondo me come moto è davvero davvero ottima. In più nel segmento 900-1100, diciamo 900-1100,
resta l'unica moto con la trasmissione a cardano. Per trovare trasmissione a cardano dobbiamo andare oltre, ovvero da 1200 in su, dove troviamo le Tiger e il BMW GS. Sotto c'è ancora un'altra Moto Guzzi. Troviamo infatti la V85 TT, sempre della Moto Guzzi, che ha trasmissione a cardano ed è l'unica anche lì del segmento a avere trasmissione a cardano. Quindi quello che differenzia tanto Moto Guzzi è la trasmissione a cardano, molto, molto utile per chi fa i viaggi a lungo raggio. E comunque non mi dispiaciuto comunque anche la linea della Stelvio, come formata, proprio le linee, mi è piaciuta molto questa moto, devo dire. Passiamo ragazzi a un altro top, secondo me Honda è arrivata con un nuovo, diciamo, restyling della sua ammiraglia, ovvero l'Africa Twin, apportata anche con un cerchio dei 19 per avvicinarsi anche a chi non magari non ama andare in off-road, e quindi ha portato una moto, diciamo, un pochettino più stradale, tenendo sempre la versione col cerchio da 21. Ragazzi, eccoci, stiamo arrivando da Suzuki e Mamma Suzuki, Honda e Zia Honda, giusto? Andiamo da zia Honda che ci presenta la nuova Africa Twingo per gli appassionati del canale, Africa Twin col cerchio da 19, questo qua dovrebbe essere da 21 ancora, no, questo è da 19, no, di 21, Africa Twin con cerchio da 19 ragazzi. Questa colorazione ancora molto ma molto più bella. Africa Twin, bellissima ragazzi. Altro top, ragazzi, oltre per le moto che ha portato, perché ha avuto davvero tanto successo come padiglione, ragazzi, KTM, Husqvarna, le ho portate insieme perché comunque il padiglione erano insieme, perché comunque sono della stessa famiglia, sono della stessa proprietà, quindi ho portato KTM Husqvarna. Finalmente abbiamo visto la Norden, sono potuto salire finalmente su questa Norden, che a livello di estetica mi piace moltissimo, e devo dire che ho trovato tante piccole cose al posto giusto. Ragazzi, stand KTM Husqvarna, grande ritorno a ECMA. Qua vediamo la 890. Cavolo, bellissima moto ragazzi. TFT non molto grande, ci sta anche il navigatore qua davanti. Questo non è un poco. Posizione comoda. Bella bella, ragazzi, ci potrebbero essere tanti altri top, però ho voluto accorciare un po' la lista. Passiamo quindi a, per me, i flop principali. Flop, ragazzi, io ho voluto mettere Yamaha. Con l'unica novità Yamaha è un po' sta moto, la XSR 900, mi lascia un po' a desiderare come novità. Sentiamo anche Diego, la novità della Yamaha, cosa dice? Particolare, però non è il mio genere, diciamo. Una stronzata, potevano pensare a qualcos'altro. Yamaha un po' ferma, molto ferma direi. Una bella Tenere 900. Quella sì, ci vorrebbe. Yamaha Tenere 900 vogliamo noi.
Yamaha, ragazzi, secondo me è uscita dal mercato ormai 3 anni fa, dal mercato delle Maxi Adventure, e ancora diciamo non ha coperto quel buco che secondo me manca per appunto le Maxi Adventure. Come dico nel video, non so se l'avete già visto, noi, almeno io, mi aspetto una Tenere 900, però ancora non è arrivata, e mi aspetterei anche un sub, o questa, o comunque un ritorno della Super Tenere 1200, che era a mio avviso una moto molto competitiva, poteva competere benissimo con le GS, con le Tiger di adesso. Altro flop, io ho voluto mettere Kawasaki perché non mi sta portando niente di saporito, niente di novità. C'è sempre la linea Versys, c'è sempre le solite Ninja, le Z, però oltre non ho visto niente di saporito, tranne magari questa ibrida, che potrebbe essere una svolta a livello di motore e a livello di, comunque, di risposta, diciamo, green. In più ho voluto mettere altri due flop, secondo me flop importanti. Ho messo tra i top KTM Husqvarna, che finalmente sono ritornati ad ECMA. Ho voluto mettere nei flop, ragazzi, BMW e Harley Davidson, che anche quest'anno non si sono presentati ad ECMA, e secondo me, ragazzi, cioè, è una fiera internazionale di questo tipo, di questo livello, con tutta la gente che c'era quest'anno, ragazzi, c'era pieno, pienissimo, secondo me, cioè, avrebbero dovuto pensarci di esserci, non solo per comunque farsi pubblicità, perché sicuramente pubblicità queste due case non ne hanno bisogno, ma almeno per poter far vedere le novità, tutte le cose, e essere, secondo me, più vicini ai consumatori, ecco, che siamo noi motociclisti. Quindi, e vorrevo anche portare dei rimandati a settembre, ovvero, diciamo che qua ho messo un po' tre case cinesi, tre case che ormai anche alcune, una specialmente ha un nome italiano, ma è cinese di proprietà. Quindi partiamo, primo, Moto Morini. Non ho voluto mettere né nei top né nei flop, perché prima vorrei vedere un po', toccare con mano, provare la moto, più che altro, che è uscita Moto Morini, che è uscita con questa Xscape 1200. Sappiamo tutti che la Xscape 650 ha avuto un grande successo, comunque è andata benissimo con le vendite, è una gran bella moto, comunque condivide il motore con la Versys 650, è lo stesso motore Kawasaki, quindi motore importante. La 1200 mi piacerebbe, sinceramente, prima di dare un top un flop, dire vorrei provare. Comunque, devo dire, è uscita un'ottima novità, vorrei capire bene anche il prezzo, e quindi rimandata a settembre. Eccoci, ragazzi, stand Morini, andiamo a vedere la 1200, anzi Xscape 1200. Da qua sembra bella, bella moto. Freni Brembo, ragazzi, doppio disco all'anteriore. 1200, bel TFT. Un
molto bella. Altra rimandata a settembre, ragazzi, Kove, ormai casa nuova perché è nata da pochissimo, che è arrivata con tantissimi modelli nuovi. C'era questa moto 800 Adventure che avete visto anche nel video, che comunque tra tutte le moto di questa categoria è la più leggera, tante belle cose, ma rimandiamo a settembre perché voglio provarla prima di parlarne. Ora altro cinese, ragazzi, ovvero Kove. Che arriva qua con la 800 X Pro e 800 XRL nel segmento, una delle moto più leggere, solo 165 kg, ragazzi. Oh, ecco il nostro Diego che si è seduto, bella arrellosa. Come le sembra? Come le sembra? Senza parole. Senza parole in positivo e in negativo. Mi sembra risposta negativa, ragazzi. Altra moto che mi è piaciuta davvero tanto, ragazzi, questa moto qua è quella della MBP, la T1002X, qualcosa del genere, magari poi ve la metto in video. Questa MBP, secondo me, a livello di come mi sono seduto sopra, mi è sembrata molto bella, ma l'ho messa nei rimandati a settembre perché vorrei provarla come tutte le altre. Ragazzi, questa è una MBP, ovvero moto Bologna Passione 1000. Devo dire che in sella si sta molto bene. Bisogna vedere un po', qua c'è un cruise control, c'è un po' tutti TFT bello grande, ragazzi, TFT bello grande. Andiamo a chiedere quanto viene alle signore qua, però non mi sembra male come moto. Bisognerebbe vedere un po' il prezzo, però buona. MBP, poi gialla è spettacolare, gialla è spettacolare. Allora, ragazzi, mi hanno detto questa moto dovrebbe uscire attorno ai 10-11 mila euro, visto che la custom, questa C1002V viene 9.900 euro, quindi 10.000 euro. Questa dovrebbe uscire più o meno sui 10-11 mila euro. Ragazzi, voglio andare a provarla per curiosità, però a prezzi del genere, secondo me. Quindi usciamo da ECMA, ragazzi, con la voglia di provare qualche moto nuova, tipo Stelvio, tipo quella MBP. A me è interessata molto, vorrei provare, adesso vedo se riesco a provare la V-Strom 1050 col circuito da 21, che non ho ancora provata. Quindi ne proverò varie, ragazzi, perché voglio cambiare la moto. Per il momento no, però prima o poi non la terrò a vita, quindi bisogna provare le moto, ragazzi. Quindi, ragazzi, lasciate un bel mi piace al video, iscrivetevi al canale, come vi hanno detto le ragazzuole durante il video, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ve lo dice anche Giada. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Anche Roxana vi dice: iscrivetevi al canale, ciao!